Salve a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Final Doom TNT Evolution. Siamo arrivati alla mappa finale di TNT. Dopodiché inizieremo Plutonia nella prossima puntata. Last call, l'ultima chiamata. Oh cavolo, la musica. Le orecchie, accidenti. Oh. Mamma mia, ma si può? Allora, vi faccio vedere una piccola cosa. Però dovete promettermi che questo segreto rimane tra noi, ok? Allora, la. Che cosa è successo? Sì, l'ho fatto di proposito. In pratica, questi decerebrati di TNT Evolution cosa hanno fatto? Hanno messo dei teletrasporti stesso sul posto di ogni piattaforma, in modo che possiate voi a telefraggarvi automaticamente una volta che salite su una di queste piattaforme. E come facciamo a capire dove andare? Bella domanda. Ve lo spiego fra poco. Intanto dobbiamo far fuori quei nemici perché sono fastidiosi, lo sapete già. Proviamo ad usare un pochino il lanciarazzi, va. Solo che il problema è che il lanciarazzi deve vagare fino all'altra parte della mappa per poter essere efficace. Intanto i nemici hanno tutto il tempo di spostarsi. E quello è il problema. Niente? Ok. Scusate. Ah, dannato raffreddore. Scusate, dovevo soffiarmi per forza il naso, altrimenti non potevamo andare avanti. Ok, sembrano che tutti siano morti. Ah no, c'è ancora qualcuno. Ok, andiamo. Vi spiego il piccolo trucchetto. Vedete queste piattaforme? Sono tutte con queste strane torce colorate. Nel DOS non era possibile fare questo, ovvero aprire la mappa e vedere quali zone non sono blu, dopodiché proseguire. Perché le zone che non sono blu potete andare e quelle vi teletrasportano automaticamente, ok? Cioè le zone che non sono blu ci potete camminare, mentre invece quelle blu non dovete andarci. Se state giocando sul DOS, come fare a ricordarvi? Vedete qui, non è proprio una scelta così, messa così a caso queste torce. Rosso, verde, verde, blu, verde, blu, verde, blu, verde, verde, rosso, blu, rosso, blu. Se ve lo ricordate bene, altrimenti fate come me, aprite, andate sull'estrema destra e 1, 2, 3, 4, poi credo, dritto, dritto, ok, dritto, dritto, sinistra, dritto, dritto, sinistra, poi ancora, avanti, 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 credo sia ancora avanti adesso, sì, poi destra, avanti, giusto? Ah no, destra, avanti di qua e avanti di qua. Ecco qua, abbiamo passato quella trappola. No, se ti faccio fuori con la doppietta. Allora ragazzi, c'è una cosa che volevo dirvi riguardo il boss finale dell'Icon of Sin. C'è una particolarità riguardo l'Icon of Sin di questo capitolo di Final Doom. C'è una particolarità molto fastidiosa, ovvero l'Icon of Sin, il colpo, è stato posizionato molto più sotto rispetto a dove dovreste lanciare il razzo. Quindi se voi lanciate il razzo come ve lo ricordavate in Doom 2, il colpo non arriverà a segno. Dovete scendere un... dopo vi faccio vedere come si fa, però sappiate che non è quel colpo lì che vi occorre, ma è un colpo molto preciso e molto difficile da fare soltanto con il lanciarazzi. Un'altra cosa, siccome l'Icon of Sin alla fine tiene moltissimi mob intorno all'area dove dovremmo ucciderla, vi consiglio, un consiglio spassionato che vi do, è di mantenere almeno 300 colpi delle celle, dei colpi sia del plasma che del BFG, perché lì dovremmo usare BFG a Google. Siete pronti? Questa zona è un'altra ambush.
Dai, salite. Salite, dai. Tornate immediatamente indietro una volta premuta quella leva, perché eccolo là. Eccoli là. Con i loro razzini teleguidati, come li odio. Di fronte abbiamo anche degli arachnotro. Sì, ma io vorrei sparare, come non so voi. Ragazzi, sono preoccupato per un'unica cosa. Sapete cosa? Se viene un calo di frame in una di queste zone, son fregato. Aia. Accidenti. Son fregato. Vabbè, dai, facciamo così. Utilizziamo i nostri razzi contro... addirittura. Quegli arachnotron vogliono farmi fuori, dai. Apprezzo lo sforzo, ma non ci riuscirete. Ok, uno è morto. L'altro morirà, credo. Niente, eh. Sembrano delle formiche da qui, quindi devi anche stare attento a come li lanci questi razzi. E ho paura di stare a sprecare moltissimi questi dannati razzi. Ok, lo splash damage dovrebbe uccidere quel revenant lì. Ok, ora ce n'è un altro là. Voi non avanzate, se avanzate alla vostra fine vi troverete sia non una decina di razzi di revenant addosso. Adesso un altro lì sulla destra. Ok, e un altro lì. Ah no, c'è un altro. Dove? Ah, qua. Ok. Ok. Dovrebbe essere tutto. Dovrebbero essere tutti. Apriamo qui allora. Ah no, di qua. Volendo, se siete proprio degli speedrunner bravissimi, una volta venuta quella leva dirigetevi direttamente qua, aprite la porta e poi correte direttamente verso quell'uscita lì. Sappiate però che se non avete raccolto questi bonus in tempo, probabilmente non ne avrete più l'occasione. Ve lo dico proprio sinceramente. Ok. Qui c'è un carissimo amico, che lo sentite dal rumore chi è. È il nostro caro Cyber Demon. E anche questo naturalmente vi darà un fastidio della miseria, perché dovete cercare di non farvi beccare, altrimenti kaput, lo sapete. Moriamo. Va bene. Assurda però sta cosa. Dai. E ti sto sparando. Oh, che cavolo. Allora adesso è pericolosissimo stare qui, perché in pratica il Cyber Demon è proprio qua. Devo usarlo, scusate. Ok, l'ho beccato in pieno. Niente. Quasi quasi mi conviene usare un pochino il lanciarazzi, va. Sta infrangendo tutti i suoi colpi contro quella balaustra. Vabbè, per una parte è meglio, dai. Stai così, stai fermo così. Ti prego, stai fermo così. A volte succede che si bugga in questo modo, quindi non prendetevela se volevate una sfida più ardua contro il Cyber Demon, anzi siate contenti, perché ok, il Cyber Demon è morto. Che succede? No, non si può più tornare indietro. No, questa non me la dovevi fare. Questa non me la dovevi fare. Ci deve essere un modo per tornare indietro. Che succede adesso? No, vabbè, ma voglio tornare indietro. C'era la Soul Sphere e l'armatura. Vabbè, camminiamo così. Ok.
Non ci credo, ma mi ha chiuso fuori, mi ha chiuso fuori. Ciò che si dice mi ha chiuso fuori. Non c'è modo di... Uffa, che palle. Non ci credo, dai, stava andando tutto perfetto. Vabbè. C'è qualcos'altro? Ok, questo corridoio è parecchio pericoloso. Per il semplice fatto che ci sono moltissimi nemici sui lati che dovrebbero in teoria darvi fastidio, ma in pratica non lo fanno. Se volete potete anche lasciarli così. Ci sono in pratica dei Arachnotron, di Mancubus, di Chain Gunner, tutti verso queste finestre, sia da un lato sia dall'altro. Se volete fare il 100% dovete ucciderli, altrimenti correte direttamente questo corridoio. Questo si apre? No. Ragazzi, meno male che è accaduto adesso. Meno male che è accaduto adesso. Torno fra pochissimo. Torno fra pochissimo. Ed eccoci tornati. Allora, vediamo un po' se su questi lati ci conviene. Eccole qua. Ci sono delle gabbie con dei nemici all'interno. Direi di usare il fucile. Non per... Ma porca. E dammi il tempo. Perché vedete, questi nemici dovrebbero darvi fastidio, ma in realtà non ve lo danno, perché sono poverini, bloccati in queste gabbie, imbambolati, e non possono farvi niente se vi correte. Ok. Io vorrei avanzare pian piano per farveli vedere tutti. Vabbè, si uccidono anche tra loro, quindi vi lascio immaginare la genialità di questi mostri. Vabbè, ma non è colpa loro, sono stati proprio messi così. Vedete il problema qual è? Che se vi mettete proprio in mezzo, prima o poi vi accadrà questo, che uno vi colpirà alle spalle. Io provo finché mi va, perché altrimenti, se vedo che sto consumando troppi colpi, lascio stare. Ah, comunque qui davanti c'è un teletrasporto che porta alla zona finale di mappa. E a quell'icon of sin che vi ho detto, bisogna essere un pochino più in basso per poter imbroccare il colpo. Allora, sinceramente però, questi due non, se non muoiono però, cioè io volevo mostrarvi anche le altre gabbie, perché è triste, vedete, è triste, non è divertente, è triste vedere i mostri di Doom che non si riescono nemmeno a muovere, perché naturalmente non sono... Ok, qui da questo lato sono morti, quindi adesso mi posso mettere qui senza problemi. È molto triste, perché i mostri di Doom, non dico che sono stupidi, però tendono ad aggregarsi fra loro, ed in una gabbia del genere dove non possono muoversi, capirete che sono totalmente inoffensivi. Intanto non so perché il gioco sta laggando. Ecco, fatto, si è stabilizzato di nuovo. Queste zone all'esterno sembrano dar fastidio al gioco. Ragazzi, non so... Wow. Veramente? Vabbè. Io sto tentando, ragazzi, di registrare, ma... Ok, si è stabilizzato. Wow. Scusate per i piccoli cali, No, vabbè. Il Revenant da qui lo posso far fuori. Dai. Anche da questo lato? Suppongo di no. No, questo qui è furbo. Questo qui è furbo e sa che lo voglio uccidere. Dai. Oh, me l'ho dimenticato che qui c'era il... Vabbè, non diciamo brutte parole, non diciamo brutte parole. Allora, qualcuno ha ucciso un Mancubus?
chi è il vincitore? Ah, ecco. Uno shotgunner che uccide un mancubus. Questa sì, che rimarrà negli annali. Allora. Ok, anche questa è fatta. Ripeto, non c'è bisogno che voi facciate tutto questo ambaradan. Basta che corriate verso la porta, senza preoccuparvi oltre di questi poveri nemici che sono bloccati in queste gabbie e non possono far niente. E dai, fatti beccare. Ok, qui non c'è ancora qualcuno. Ok. Ok, sono morti tutti. E questo era il corridoio. Allora, oh no, vabbè. Aspettate, aspettate. Adesso sto uscendo da quel corridoio. Maledetto. Allora, prendete il vostro BFG. Guardate come faccio tutto in rapida successione, mi raccomando. Prima fate, meglio è. Entrate, correte qui sopra immediatamente. Anzi no, credo che bisogni prima attivare le leve. Ah no, giusto, la leva è qua. La leva è qua. Cavalcate, entrate qui, attivate questa leva. E santo cielo, sperate di uccidere subito questi nemici. Adesso state sul gradino più in basso e sparate in avanti. Dai, e muori! No, non ti buggare, non ti buggare. No, questi qua stanno dando proprio un fastidio qui. Basta, basta. Basta. Capito? Dovete stare sul gradino, non dico il primo, ma il secondo. Ok, è morto. Tieniti Evolution completato. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Dopo anni che ho iniziato questo playthrough di TNT Evolution, finalmente l'ho finito. Ragazzi, 9 ore. 9 ore. Vi rendete conto? Quasi 9 ore e mezza. Ragazzi, allora, come al solito alla fine di Doom 2 c'è un piccolo riassunto di quello che è successo. Improvvisamente tutto si fa silenzioso da un orizzonte all'altro. L'agonizzante eco dell'inferno svanisce, il cielo da incubo diventa blu e le pile dei cadaveri dei mostri iniziano a evaporare con il maligno fetore che riempiva l'aria. Diamine, forse ce l'hai fatta, ma hai davvero vinto. Qualcosa torna distante, una luce bluastra inizia a brillare dentro il cranio in rovina dello sputademoni. Ed ecco qui, TNT Evolution completata. E vi faccio vedere, sì, questo screenshot fu fatto quando appunto TNT non godeva della versione HD che ha Zdoom, e quindi vedete che è tutto spigoloso, tutto frammentato così. E ragazzi, abbiamo finito la prima parte di Final Doom. Mamma mia, abbiamo completato TNT. Adesso ci manca solo Plutonia e questa epopea finalmente arriverà alla fine. Ho iniziato, accidenti, quanto tempo fa? Credo di aver iniziato a luglio, perché sì, a luglio nessuno seguiva i miei video. E adesso almeno ho quasi una ventina di iscritti che mi seguono. Allora, io non posso far altro che ringraziarvi ancora per questo incredibile cammino e ci vediamo quindi per l'ultima parte. Guardate intanto tutto lo showreel dei mostri di Doom. Manco fossero macchine.
Manco fossero macchine, appunto. E vabbè. Ragazzi, adesso verrà la parte più difficile di tutte. Le mappe di Plutonia sono veramente toste, perché sono lunghissime. Sono lunghissime ed in alcune parti sono veramente bastarde. Cosa vuol dire di TNT? Ragazzi, giocatelo se dovete, ma sappiate che io lo ritengo inferiore a Plutonia. Anche se devo ammettere che alcune mappe sono veramente carine da giocare. La 31 ad esempio, la mappa segreta, Farao. Vediamo. Quante cose adesso mi vengono in mente in questo playthrough di TNT. Come per esempio la mappa 18.000, che non voleva farsi registrare in nessuna maniera, e quanti cali di frame che c'erano in quella dannata mappa. Mentre invece avete visto adesso, non ci sono assolutamente problemi riguardo quel punto di vista. E vabbè, poi le incredibili scelte di level design. Una mappa con delle zone che sembravano caverne, no? Una dietro l'altra. Ma com'è possibile? Ma volete cambiare un po' il tema? Ragazzi, comunque TNT rimane nella storia. Rimane nella storia comune di quad più infamanti di sempre. Infatti ve l'ho detto anche all'inizio, nella top 10. Ripensate, questi 32 livelli dovevano essere gratis e sono diventati invece a pagamento. Ed è la cosa più brutta di tutto ciò è che queste mappe, sinceramente, a parte rare eccezioni, non meritano assolutamente. Sono frustranti, sono fastidiose, sono veramente incredibilmente fastidiose alcune, perché si vede che non sono state testate per le difficoltà più alte. Si vede proprio. E io vi riporto all'esempio più famoso di Mount Pain. Però Mount Pain, una volta che tu sai dove sono i pick-up, lì finisce. Invece tutto il resto non è come, per esempio, guardate, vi dico adesso che penso di Ultimate Doom. Per esempio, Ultimate Doom è perfetto, tranne per il quarto capitolo. Lì il quarto capitolo inizia veramente ad essere una sfida. Ma quello fu fatto apposta. Quello fu fatto apposta come un'espansione, il quarto capitolo. Doom 2 è quello che incarna Doom per me, perché Doom 2 è divertente, veloce, rapido in tutti i suoi movimenti. Le mappe sono costruite magnificamente, non vi bloccate mai in una mappa di Doom 2 e non retrocedete mai in una mappa di Doom 2, a meno che non lo vogliate fare. I riferimenti a Wolfenstein, delle mappe speciali, vabbè, tutta un'altra storia. TNT Evolution è come se fosse il figlio di mezzo tra The Plutonium Experiment e Doom 2, perché si tentava di andare oltre quelle scelte di level design che probabilmente abbiamo visto già anche nei Master Levels, che sono sì carine, come per esempio le passerelle invisibili, le torce di colore diverso, molto più veloce, cioè molto, il gameplay è molto molto più veloce rispetto a Doom 2. Però purtroppo soffre di un particolare problema: la difficoltà, ragazzi. La difficoltà delle mappe in Ultra Violence è una cosa veramente incredibile. E ve lo posso dire io che adesso ho finito di registrare, cioè, credeteci, delle mappe che duravano 5 minuti, delle mappe che duravano ore, mappa 20 e mappa 21, Central Processing e Administration Center. Cioè, ma come caspita mi fa? Cioè, almeno ho capito, volete farmi delle mappe lunghe, ma non mettetele una dietro l'altra. Così fate scocciare il giocatore. Che poi, a parte, vabbè, quelle mappe, lasciamo stare come sono state disegnate, perché sono veramente orripilanti. Sono veramente orripilanti. Cercano di essere quello che non sono. Una mappa bella di TNT? Volete saperla? La mappa 31 va bene.
La mappa 32. La mappa 32 è anche molto bella. La mappa 1, System Control. Ragazzi, le prime 10 mappe di TNT, ma fossero tutte quante così, sono veramente un gioiello. Le prime 10 mappe. E poi si vanno a perdere, perché dicono vabbè, tanto sono le ultime mappe, facciamole più lunghe, facciamole più difficili. Ma no, no ragazzi, no, così non funziona. E vabbè, muori un poco, Revenant, eh. Così non funziona. Se volete fare un WAD, mi riferisco a quelli che vogliono fare un Mega WAD molto più in là, magari con Doom Builder, o già si stanno dilettando nel creare mappe, che stanno guardando questo video, ragazzi, le armature sono importanti. Non potete farmi delle mappe dove c'è una sola armatura e la mappa dura 20 minuti. No, perché quello è prendere proprio in giro il giocatore. Quello è veramente fastidioso. E questo purtroppo è uno dei gravi mancamenti che ha TNT Evolution. E nonostante tutti questi anni, io lo vedo sempre con occhio più critico, purtroppo, perché vabbè, poi quelle scelte proprio che tu non sai cosa caspita hanno fatto. Vi ricordate la mappa 21, Administration Center? Quel muro che era una porta. Un muro del genere, se mi cade addosso, io muoio, perché è come se fosse una pressa. Vi trovate? Invece no, era una porta. E dentro c'erano dei colpi per il lanciaraggi. Vi assicuro che non l'ho modificata io, eh. Se andate a vedere lo stream di un ragazzo chiamato Altimamento, è stato lui il primo a scoprirlo, che c'era quel bug. Cioè, perché quello è un bug, cioè un glitch, non so che caspita è, perché non può essere. Non può essere una cosa del genere. Vabbè ragazzi, è frustrante come pochi questo WAD, però fa parte di una storia, e quindi perciò ho dovuto trattarlo. Se è più difficile dei Master Levels, mi chiedete? Assolutamente no, questo va molto, scorre molto più velocemente. Si impappina nelle ultime 10 mappe, però per il resto va abbastanza veloce. E sono contento di ciò. Me lo ricordavo molto molto più pesante, ma probabilmente, ve l'ho detto, giocando ai Master Levels, giocando a Doom 2 a difficoltà alta, sono cose che probabilmente tu non incominci a migliorare, e quindi sono contento anche per quello. Arcevail, arrivederci. Cosa c'è più da dire di più? Fatemi pensare. Ragazzi, questa è la ciliegina proprio sulla torta, The Plutonia Experiment è stato creato da solo due persone ed è considerato uno tra i 100 migliori WAD di sempre. The Plutonia Experiment, ok? Questo è stato fatto dalla bellezza di un team di persone, tra cui c'erano anche ragazzi di The Plutonia Experiment. E volete sapere la cosa più divertente? Gli hanno rifiutato non so quante mappe all'interno di questo WAD, che loro volevano inserire per rendere il gioco più scorrevole. Invece no, continuavano a creare delle mappe lunghissime, continuavano a creare delle mappe impossibili per certi versi. E questo ha portato poi a quei ragazzi a chiedere la id: senti, noi siamo capaci di fare questo, ci permetti di fare un WAD? E poi è nato The Plutonia Experiment. L'uso delle ambush in quel gioco è bastardissimo in The Plutonia Experiment, ma almeno lì non vi annoiate, perché lì ci sono armature, ci sono medikit, ci sono colpi. Vi dirò di più, lì si preferisce usare parecchio il BFG, quindi troveremo moltissime celle. Qui quante celle abbiamo trovato? Abbiamo trovato pochissime. Vabbè ragazzi, forse sono troppo critico io, forse sono troppo critico io, ma dopo tutti questi anni io mi rendo conto che perché si trovi fra la top 10 dei WAD più infamati di sempre. Vabbè, comunque ragazzi, questo cammino è finito. Non so se riprenderò mai TNT. Vi dico la verità, e in futuro avrei voluto riprovare a giocare tutti questi livelli in HD in un futuro molto ma molto lontano, ok? Perché non ho i mezzi e non ho purtroppo i soldi per comprare un PC nuovo.
che mi rega soprattutto Fraps, perché Fraps è un ottimo programma di registrazione, ma è fastidioso quando ci sono i cali di frame, è molto fastidioso, perché le dimensioni dei file sono veramente incredibili. E avrei voluto provarvi a rendere tutto in HD, ma la connessione purtroppo non c'è, e soprattutto le texture in HD per TNT Evolution non sono state ancora fatte, nemmeno per Plutonia. E se io provassi a giocare adesso, ci sarebbero delle texture completamente nere con delle righe, ed è veramente brutto da vedere. Quindi probabilmente in un futuro ci tornerò su TNT Evolution, non lo so, ma quello che so è che questo cammino per ora si conclude qui. Davidum vi saluta e ci vediamo nella prossima puntata con la prima puntata di Final Doom The Plutonia Experiment. Alla prossima, ragazzi!